Una notizia meravigliosa ha raggiunto nelle scorse ore la cantante. Un nuovo arrivo in famiglia è stato confermato ufficialmente dalla donna, che ha postato anche una tenerissima immagine con il bebè. Ha pubblicato tutto in modo molto frettoloso, come scritto da lei stessa, proprio perché la sua volontà è sicuramente quella di godersi ogni attimo. Ma lei ha voluto comunque informare tutti i suoi fan di questa lieta notizia. Il nuovo arrivo nella sua famiglia ha emozionato i suoi seguaci, che l'hanno inondata di auguri e commenti positivi. In primis non aveva svelato il sesso, ma poi ha risposto ad un commento di una sua follower. Fiordaliso, nuovo arrivo in famiglia, è di nuovo nonna. Possiamo finalmente annunciarvi che Fiordaliso è diventata nonna per la seconda volta nella sua vita. Infatti, il nuovo arrivo in famiglia riguarda il suo nipotino, dato che ha postato un cuore blu a conferma che fosse un maschietto. Come didascalia di accompagnamento alla foto, in cui c'è lei assieme al neonato, ha scritto: "Scusate, ma ho poco tempo". E ha messo due emoticon raffiguranti occhi innamorati. La cantante ha sfoggiato un sorriso meraviglioso, che ci fa comprendere quanto sia felice di questa notizia. Fiordaliso era diventata nonna per la prima volta 12 anni fa, quando era nata Rebecca Luna, figlia di Sebastiano. Ora è l'altro figlio dell'artista, Paolo, ad aver reso ancora più entusiasta l'ex concorrente del Grande Fratello. Non sappiamo il nome del bimbo appena nato, ma sicuramente nei prossimi giorni Fiordaliso tornerà attiva fornendo altre informazioni.